ultima edizione di Stadio News 24, in studio Giulia Anello. Il Palermo lavora alle ultime trattative di mercato, prima di tutto in uscita, con in primo piano la posizione di Alessandro Diamanti, che potrebbe in queste ore arrivare alla risoluzione del contratto con il Rosanero. Nel frattempo il club di Viale del Fante sembra intenzionato a trattare Damas Khan, giovane talento moldavo. Indipendentemente dagli sviluppi della trattativa lo fa su Al Sassuolo, attualmente in attesa di conferme sul fronte matri. Sotto gli occhi vigili e attenti di Daniele Di Donato, ex giocatore del Palermo, presente al tenente onorato di Bocca di Falco, gli uomini di Mister Tedino, nella giornata di ieri, hanno continuato la preparazione in vista del Brescia con una seduta pomeridiana. Non hanno preso parte all'allenamento Balog, Peterman e Silva, che hanno svolto attività di riatletizzazione e si sono sottoposti alle cure dei fisioterapisti. Dopo due anni è il momento di tornare in campo per Alberto Pomini, che nel corso della conferenza stampa tenutasi al tenente onorato in vista della sfida di Brescia valida per la seconda giornata di Serie B si è detto emozionato e felice di scendere in campo con la maglia rosanero. Io, afferma Pomini, ho detto ai ragazzi che sabato dovremo essere positivamente arrabbiati, dobbiamo tirare avanti la baracca in questo momento. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.